Lorenzo Tiberia, tu sarai ad Alice nella città con un cortometraggio che si intitola Tutu e intanto raccontaci di cosa parla. Allora, racconta diciamo la storia di una ragazza che viene affetta da anoressia e ha come idolo una sua amichetta ballerina che è morta di anoressia e lei purtroppo cade nella stessa malattia. E diciamo ho voluto raccontare l'anoressia in un modo un po' diverso, diciamo il titolo è proprio il tutù perché sarà un po' la metafora dell'anoressia all'interno del film. Ma perché questa ragazza è una ballerina? Sì, una ballerina. Senti, un tema, parlavamo prima, che è già stato affrontato, no? Il fatto che molto spesso appunto le ballerine o anche le modelle o anche le ragazze in generale che vogliono, no, sfondare nel mondo dello spettacolo iniziano con una dieta e continuano a vedersi grasse, quindi è anche per questo che hai voluto fare questo corso. Sì, diciamo che documentandomi ho letto cose veramente agghiaccianti, nel senso che poi cadono in vere e proprie sette. E ci sono addirittura dei gruppi Telegram, Facebook, dove appunto altre ragazze anoressiche incitano le altre ragazze a dimagrire sempre di più, no? E quindi è una tematica molto molto importante e credo insomma sia sempre importante farne, insomma, raccontarla e metterla sotto i riflettori, perché purtroppo tantissime, credo sia la prima malattia in assoluto per gli under 25 di morte. E quindi è stata, diciamo, è vero, raccontata a livello cinematografico in tantissimi modi e noi abbiamo cercato di raccontarla in un modo diverso e, appunto, ci sarà questo tutù che sarà un po' la metafora dell'anoressia stessa e il 17 lo proiettiamo per la prima volta e poi vediamo come andrà. Beh, Alice nella città, insomma, ci sembra il posto ideale, no? La platea ideale, visto che si parla di cinema per ragazzi. Sì, assolutamente, diciamo Alice è sempre stata molto attenta al mondo dei cortometraggi in genere, poi insomma Alice ha un pubblico anche molto giovane, quindi assolutamente sì, come ce ne sono tanti altri come Giffoni, un altro festival insomma, che credo possa andare bene anche per il mio corto, quindi sì, sono molto, molto contento. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie.